Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per un episodio extra relativo alla Collina Silenziosa, puntata in cui andremo a vedere tutti i finali alternativi del primo Silent Hill. Ovviamente è bene premettere che non si tratta di finali canonici, dato che quello ufficiale che si collega al terzo capitolo della saga è il finale Good che abbiamo visto durante il Let's Play. Mi limiterò a un piccolo commento riguardante ciascun finale, non starò a dire troppo, anche perché sono finali che all'epoca erano stati concepiti per dare più longevità al gioco, ma che di fatto non fanno parte della lore ufficiale della saga. Detto ciò, ragazzi, vi auguro una buona visione. I was shocked to realize the talisman of Metrotron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man. We must be thankful to him. Even though Alessa has been stopped, his little girl has to go. What a pity. Freeze! What in the devil's name? La scena che segue la saltiamo perché l'abbiamo già vista. Arriva Harry, incontra Dahlia, discutono e poi fa la sua entrata in scena Kaufman che lancia la bottiglia con la Glofotis ad Alessa. Dopodiché nasce l'Incubus. Vi è poi la battaglia con l'Incubus che viene sconfitto da Harry e poi accade questo. Daddy.
Il finale Good più ovviamente è il migliore per quanto riguarda la situazione in generale. Harry riesce a salvare Sibyl e allo stesso tempo ad avere una nuova bambina che gli viene consegnata direttamente dalle mani di una Alessa morente. La canonicità di questo finale però è messa in discussione da tre fonti. Una è Silent Hill 3 stesso, l'altra è una dichiarazione di Masahiro Ito avvenuta su Twitter nel quale diceva che secondo i suoi ricordi Sibyl era morta, e la terza invece è un'affermazione contenuta nel Book of Lost Memories, una guida omnicomprensiva di tutta la lore dei primi tre Silent Hill. In quel caso si dice che il finale corretto sia il good, quindi Sibyl è morta, ragazzi, purtroppo. Una piccola curiosità: completando il gioco con questo finale otterrete una chicca relativa alla scena iniziale. Se vi ricordate, nel filmato introduttivo vi sono Harry e la moglie che stanno raccogliendo una bambina da un cimitero. Bene, salvando Sibyl, la poliziotta sostituirà la moglie di Harry nel filmato. Vedremo lei accanto a lui. Comunque, siamo pronti a passare al finale bad. It's awakening! It's awake! Now no one can interfere! Cheryl! Give up! That person no longer exists! This is a god descended among us to reach out and save us! Cheryl! Thank you, Daddy. Goodbye. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl! Cheryl! Puedo saberlo, ¿qué quieres de mí? Dime quién eres. Nel finale Bad è chiaro l'intento degli autori e di Keiichiro Toyama: far sembrare tutta l'avventura un sogno di un Harry morente. Un po' come la teoria School is Dead, se conoscete Final Fantasy VIII. In realtà anche questo finale è stato smentito da Silent Hill 3. Gli eventi che accadono, Harry li vive davvero. Nel 99 poteva però essere uno dei finali decisamente più interessanti. Il fatto che nulla fosse reale dava al gioco un'aria ancora più inquietante, ma purtroppo così non è. Passiamo al finale Bad più, che non è altro che una piccola variazione del finale Bad. Thank you.
Daddy. Cheryl! Thank you, Daddy. Goodbye. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl! Cheryl! Come nel finale Bad, vediamo Harry fronteggiare l'Incubator al posto dell'Incubus, ossia Alessa stessa, perché ovviamente manca Kaufman. Kaufman in entrambi i finali non è presente e non può lanciare la Glowfotis che fa nascere l'Incubus. C'è una variazione dal punto di vista del boss. In un certo senso sconfiggere Alessa è molto più fastidioso che far fuori quel demone malefico che le spunta dalla schiena. Altra cosa, come avrete potuto notare, è che qui, a differenza del finale Bad, Sibyl è stata salvata. Il suo ruolo è relativamente importante. Passiamo ora all'ultimo dei cinque finali, il finale più assurdo e che si ottiene utilizzando la Channeling Stone in determinati punti del gioco, che ovviamente adesso vedrete scritti. Il finale UFO. Un extra per ringraziare i fan che hanno deciso di giocare più volte il gioco. Il finale UFO è presente in ogni capitolo della saga, è uno staple oramai. Comunque, gustatevelo. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair.
E dopo aver visto questo stranissimo e simpatico finale UFO, direi che siamo giunti alla fine. Come ho detto nell'introduzione, non mi sono espresso più di tanto, anche perché c'è poco da dire riguardo a questi filmati finali, non essendo canonici nella linea narrativa, nella grande linea narrativa di tutti i Silent Hill. Comunque era interessante farveli vedere e inserirli qui nella serie per una completezza e una coerenza maggiori. Ad ogni modo, ragazzi, La Collina Silenziosa 1 si conclude ufficialmente qui. Il contenuto è completo. Se avete qualche domanda o quant'altro, potete sempre lasciarla qui sotto nei commenti. Prima di andare, però, voglio farvi un annuncio molto importante. Il 15 di gennaio arriverà La Collina Silenziosa 2. Vivremo assieme, dall'inizio alla fine, l'avventura di James Sunderland, esattamente come è stato con La Collina Silenziosa 1 e Harry Mason. Lore, trama, chicche e tante altre cose vi aspettano per gennaio. Ragazzi, vi auguro una buona notte, ci vediamo alla prossima.